Continua l'inutile silenzio stampa dei calciatori e dell'allenatore del Cotone Calcio, peraltro imposto dalla società. E come succede spesso in questi casi, è toccato rilasciare dichiarazioni al presidente Vrenna. Quali siano i motivi che hanno indotto la dirigenza a non far conoscere a voi tifosi e a noi giornalisti i pareri e le opinioni dei tesserati, non ci è possibile saperlo. Forse tutto questo ha il sapore dello scaramantico o di chissà quale altra ragione. Quello che è certo è che la stampa in generale non è assolutamente aiutata a svolgere il suo lavoro. Eppure non ci sembra e non ci risulta che da parte dei giornalisti crotonesi ci sia mai stato ostruzionismo preconcetto nei confronti di tutta la società. Aspettiamo le nuove decisioni e seppur costretti a subire il silenzio, nello sforzarci a capirlo non lo condividiamo. E anche se rispettiamo tali decisioni, possiamo affermare senza doppi sensi che personalmente non potrebbero mai appartenerci. Finalmente si torna a vincere e con un secco 3-0, e incamerando questi 3 punti importantissimi contro una formazione deludente sotto tutti i punti di vista, ci viene da pensare quanto la nostra squadra sia stata per quasi tutti i motivi a noi noti ai margini della disperazione. Ci fa piacere constatare che questi piccoli passi di miglioramento con una maggiore dedizione da parte dei calciatori alla mentalità di Gussinetti, se diventeranno grandi passi, potranno portarci, prima del 22 dicembre, quando si osserverà la pausa natalizia, a poter avere quei 20-25 punti necessari per affrontare il girone di ritorno con la speranza e la possibilità di arrivare alla quota salvezza stimata da tutti a non più di 40-45 punti. No, lo decidiamo, io penso di no, continuiamo, dobbiamo lavorare. E poi scusate, che silenzio stampa, se sono antipatico non vengo. No, no, quindi in settimana eventualmente possiamo sentirci con lei, con la vicepresidenza. Come no, ci sarà la società che parlerà sempre, quindi non c'è nessun problema, non ci sarà un silenzio stampa. Normale che noi ho deciso che la squadra e l'allenatore si prendono un po' di riposo e lavorano in silenzio. No, l'ho detto, questa è la peggior partita che il Modena ha disputato, quindi non credo neanche che il Ma non vero. penso che ci sia una grossa differenza tra gli 15 punti che poteva e contava il Modena e Non il è una questione Siena, di. insomma. Io non faccio. È ovvio che i punti sono importanti, però io guardo anche le prestazioni. Posso dire che contro Piacenza abbiamo perso immeritatamente, contro Brescia immeritatamente, contro il Crotone non posso dirlo. Perché è chiaro che non mi è stato tolto nulla e non è stato tolto nulla alla squadra. Il Crotone ha vinto meritatamente, ha espresso il gioco che ha espresso, non importa, a livello psicologico, a livello di temperamento, a livello tattico, però ha vinto meritatamente, mentre noi non abbiamo fatto una buona prestazione. E quindi quando tu soccombi e perdi 3-0 in questa maniera non puoi dire niente. Cioè, non ci sono scusanti, non è che posso dire ma se quello andava dentro, ma se quello andava fuori. No. Beh, io faccio un'analisi generale, così rispondo in generale. Beh, ieri il Treviso ha vinto con Rimini, ci sono tante squadre, altre che magari si incontrano, squadre più forti, che in quella partita però vincono, perché la squadra avversaria non è in condizione, o perché non ha la giornata giusta, o perché magari non è in forma, o perché l'altra squadra invece è più in forma di quella. Non sempre i valori che scendono in campo rispecchiano poi il risultato finale. Questa è la realtà del calcio, non è che è detto che se uno è più forte a nomi poi vince, perché se l'altro gioca meglio vince l'altro, se l'altro è più in condizione vince l'altro. Non è che qui parliamo che da una parte c'hai Nedved e dall'altra parte non hai nessuno, qui parliamo di giocatori su per giù, sono equilibrati, un po' di più una squadra, però non è che c'hai quel fenomeno che ti possa cambiare. Beh, Gianna Crotone c'è una differenza, ma infatti c'è anche in classifica, uno è primo. A volte può capitare, ripeto, a volte può capitare, perché tra noi e Genova ci sarà differenza, un po' ce n'è, noi abbiamo vinto 2-0, però loro sono primi, noi siamo quasi in fondo. Quindi. A volte succede che durante quella gara magari la squadra avversaria non è nella condizione migliore sotto il profilo fisico, psicofisico, tu invece sei al top e quindi quel gap tecnico lo equilibri con la prestazione psicofisica. E questo è il discorso. Cioè, da una parte cala la prestazione perché non c'hai uno stato Quindi di forma diciamo può ottimale. succedere di tutto. Può succedere di tutto. Nel Beh, calcio è ma presente. loro che stavano malissimo comunque, Se Crotone, per esempio, a livello psicofisico oggi trova una certezza in più data dai risultati, data dallo stato di forma fisico, può andare a fare il risultato ovunque. Certo.